Sì, buonasera a tutti. Stasera abbiamo interditissimi amici della LUDLA, quindi dell'associazione Friedrich Schur. Ricordo che questo incontro importantissimo verrà anche messo in YouTube e quindi potrà essere visionato da chi non è potuto venire o da chi arriverà. Credo che la collaborazione che è iniziata da un po' di tempo con la Schur sia estremamente importante per noi. Io sono il presidente dell'associazione Tetkisi Tefjol, che fa una serie di iniziative più o meno con lo spirito con cui si presentano gli amici della LUDLA, cioè un cuore con due anime, che sono quelle di un aspetto, di un'anima di approfondimento, ma anche l'altra più squisitamente popolare. Infatti, oltre a queste presentazioni, poi di sotto all'ingresso avete anche il cartoncino dei prossimi incontri. Facciamo anche dei momenti serali nei vari quartieri che si chiamano Gatozli, dove la gente ha bisogno di ridere, ha bisogno di vedere, di capire che si può stare insieme anche senza fare la guerra. Credo che la collaborazione che si è venuta a creare sia estremamente importante. Noi quest'anno presentiamo 4 riviste. Sabato scorso abbiamo presentato il Parlar Franco, stasera presentiamo la LUDLA, poi ci sarà Confini e alla fine l'Ortica. Quindi hanno un programma molto intenso, quindi lascio a loro la parola, vi ringrazio ancora e credo che questo sia un documento che rimarrà, ripeto, su YouTube, quindi lo potranno vedere anche altri che non sono presenti. Carla, ringrazio te per tutto. Grazie Leonardo, non so se vada. Sentiamo. Forse mi sentite anche senza microfono. No, bisogna accenderlo. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, mi presento, io sono Carla Fabbri, sono la presidente dell'associazione Schur. È l'associazione che dà vita alla LUDLA, che sarà l'argomento di oggi. Io credo che molti di voi conosceranno questo nostro periodico, che è qui. Tra l'altro ne abbiamo alcune copie, se a qualcuno fa piacere, qualcuno che non la conosce fa piacere prendere su, volentieri. Siamo qui. Cosa dire della LUDLA? Ci sarebbero tantissime cose da dire e ci tengo a presentarvi il direttore editoriale della LUDLA, che è qui accanto a me, che è anche il vicepresidente dell'associazione, facciamo tutt'uno, che vi spiegherà, cominciando dall'inizio, o ne parlo io dell'inizio? Sei più vecchia di me. Ah sì, sì. In associazione. In associazione, bravo, spieghiamolo bene. Dunque, la LUDLA è nata praticamente l'anno dopo, poco dopo, la creazione di questa associazione. Ed era nato, ecco qua, abbiamo il documento che certifica la nascita dell'associazione Schur. E dopo poco tempo venne ai dirigenti di quel tempo l'intenzione di fare un bollettino locale che desse notizia di quello che avveniva nell'insieme dei piccoli paesi che si chiamano le Ville Unite e Disunite di Ravenna. Ed era nato come un foglio B4 che diventava poi B5 e aveva 12 pagine, non aveva delle grossissime pretese, per dire la verità. Poi, nel passare degli anni, è cresciuta la LUDLA, come è cresciuta l'associazione, che via via ha fatto sempre nuovi soci. Oggi ne abbiamo circa 600, quindi è un buon numero, direi, sostanzioso per un'associazione di cultura. E crescendo si è sentita la necessità di darle una veste più, come posso dire, più bella, no,
ma più scientifica, diciamo così. L'abbiamo iscritta al tribunale, cosa che prima non era stato fatto, e gli abbiamo dato questa veste che vedete oggi con l'editore Casalini e con il sostegno del Comune di Ravenna, dell'assessorato alla cultura. Nel 2004, se non sbaglio, ha preso questo specchio. No, scusa, lo vediamo dopo. Se tu vai avanti tu... bisogna che mi giri, però. Se ce l'hai lì, se non... No, sono un po' sigra. Se vuoi parlare della Schur. Ah, parliamo della Schur. Questo, chi non lo conoscesse, ve lo presento, è Friedrich Schur, che venne ai primi del Novecento a Ravenna e zone Ravenna-Forlì a studiare la pronuncia del dialetto romagnolo. Venne proprio per studiare quel famoso Pulomat o Pavlomat, che è proprio qui, c'è il manoscritto alla Biblioteca Malatestiana, mandato dal suo professore per creare la sua tesi. È successo che poi qui si è trovato bene, come si trovano bene tante persone che vengono in Romagna, ha creato un'amicizia stretta con il Gotha della cultura di allora, nei primi del Novecento, parliamo di Spallicci, Beltramelli ed altri, e ha continuato fino alla fine della sua vita a interessarsi del dialetto. Qui nella foto abbiamo la consegna della cittadinanza onoraria di Ravenna dell'allora sindaco, ed ecco qua, vedete sulla slide che la direzione iniziale della Rudla, diciamo che oltre che direzione iniziale è stato anche il creatore e del nome e della rivistina, che allora era una rivistina. Veniva pubblicata in maniera saltuaria, anche solo 3-4 uscite all'anno. Oggi è pubblicata in 6 numeri, in forma bimestrale, però è stata anche negli anni passati, è stata anche di 9, 10, anche 12 numeri, a seconda della ricchezza di contributi che ci arrivavano. C'è Gianfranco Camerani, l'avete visto? Ah, ecco, questi sono una curiosità, penso che faccia piacere saperlo. I nomi da dare a questo foglio, diciamo così, erano tanti in ballo. Si era pensato la Rola della Romagna, O Dedè, L'Os de Parsot e la Rudla. Alla fine la scelta cadde sulla Rudla ed è diventata la Rudla ed è tuttora questo nome qua. Come potete vedere, se volete venire a prendere uno di questi numeri, c'era scritta la Rudla, che cos'è, perché non tutta la Romagna conoscono, non in tutta la Romagna conoscono questo nome, è la favilla. E in cima al titolo vedete un piccolo verso di Dante, poca favilla, era la fiamma seconda. Era un'anticipazione di quello che poi sarebbe stato, perché è diventata un punto di riferimento poi per anche degli studiosi. Dove siamo adesso? Siamo già qua in camera. Ecco, ne ho parlato di lui, è un maestro che ha dato tantissimo alla nostra rivista ed è stato per molti anni redattore e tutto, addirittura a volte lo stampavano anche in parrocchia, i primissimi,
erano stampati in parrocchia con un vetusto offset che col lavoro notturno insieme al parroco di Santo Stefano veniva tirato. I principali collaboratori penso che si possono già vedere. Passo la parola a Gilberto. Adesso passo la parola a Gilberto, ma più un papino, se no. Gilberto vi parlerà diffusamente di questo giornalino. Allora, qui c'è, sì. A volte lo chiamiamo giornalino, a volte foglio, a volte. Il numero zero è il primo numero. Come ha detto Carla, la Ludo nasce nel 97, l'associazione era nata a dicembre del 96, era diventata operativa solo dal gennaio, successivo, e nel corso di quell'anno ci dicono, perché noi non c'eravamo, ci dicono che ne parlarono un pochettino in tutta quanta la zona, il territorio, fra i soci, eccetera, eccetera, che si verificò, insomma, la necessità di tenere un contatto con i soci attraverso un bollettino. Era un bollettino molto semplice, come ha detto la Carla, di poche pagine, formato piccolo. Il primo numero è il numero zero, è della fine del dicembre del 97, il primo numero effettivo nasce a gennaio del 98. Come diceva lei, la periodicità è così, una volta si cerca le riviste locali, si diceva esce quando può e dice quello che gli pare, ecco, era proprio in epigrafe sotto al titolo, dice, la Ludo più o meno all'inizio perlomeno aveva queste caratteristiche, poi come detto passò a rivista ufficiale con il tribunale, il direttore editoriale, eccetera, e con Camerani, nostro, non era presidente quando è nata la SUR, ma dopo diventò presidente della SUR e direttore della Ludo, dove direttore vuol dire che la faceva, come ha detto Carla, dall'inizio alla fine, cioè trovava o scriveva tutti quanti gli articoli, li impaginava e poi li stampava clandestinamente, li stampava la notte nell'offset del parroco di Santo Stefano. Successivamente l'editore Roberto Casalini ci offrì di inserirla nella scuderia delle sue riviste, e allora Camerani la faceva in Word, perché ha un po' di conoscenza di computer, fare una rivista in Word con delle immagini in mezzo è un castigo di Dio, perché le immagini ti scappano da tutte le parti. Ma voleva essere semplicemente uno schermo, uno schizzo. Poi qui a Cesena, la mattina presto, perché Roberto Casalini sappiamo che si stava prestissimo, tipo a 3:30, alle 5, non sapete di me, venivano e impaginavano con un programma di impaginazione, ecco. E poi mandavano dati in tipografia, eccetera, eccetera. Sempre come storia della Ludo intesa come foglio codificata, a un certo punto Camerani si ammalò, una malattia abbastanza seria, però superata abbondantemente, nel senso che è ancora vivo, è vegeto, non sta male, eccetera, però si è allontanato molto dalla Ludo e dalla situazione. E la direzione passò al sottoscritto, e siccome mi scocciavo moltissimo venire qua da voi alle 4:30, alle 5 della mattina,
sapevo cosa fare un po' prima, le impaginavo, ho imparato a impaginare, impaginavo io con il programma corretto appunto di impaginazione e la spedivo in formato PDF. Rosalini, suo figlio mi fecero qualche osservazione tecnica, eccetera, eccetera, sistemata quella, oggi non ci sono più problemi, la faccio dall'inizio fino alla fine, nel senso appunto di impaginazione. La domenica sera succederà domani, o lunedì mattina più tardi, noi devi che siamo un po' affogati, la spedisco qui, una copia al Ponte Vecchio e una copia al Papiro, e poi mercoledì è pronta e la veniamo a prendere. Questa è la storia, eccolo. E ha parlato dei numeri, sì, all'inizio mi uscivo un po' così, poi è arrivata fino a 9, forse anche a 10 numeri, ma è stato un record assolutamente non eguagliato. Poi in questo ultimo anno, appena cominciato, la mancanza non di soldi, non di idee, ma la mancanza di forze umane l'ha ridotta praticamente a un bimestrale, quindi a sei copie all'anno. La tiratura è di 600 copie, adesso per i soci, poi la va a enti pubblici, va alle scuole che ce l'hanno chiesto, va a tutte le biblioteche della Romagna, dal Sillaro fino al Conca, e dal Crinale Appenninico fino a Sant'Alberto, alle valli di Comacchio, insomma. Bene, andiamo avanti. Ecco, in questi primi anni, non volevo citare più di tanto certi nomi, mi riferisco ai primissimi anni, ai primi 6-7 anni, però forse erano anche, è anche giusto secondo me citarli. In ordine alfabetico abbiamo il vostro, quelli che hanno collaborato insomma di più, semplicemente abbiamo guardato nell'archivio i nomi che sono più presenti, come con racconti, poesie, interventi vari. Il vostro Maurizio Balestra, Pier Giorgio Batti, da Rosalba Benedetti, da Wanda Budini, Anselmo Carvetti, che questo è nome di prestigio, conosciuto da tutti. Poi ci sia Gianfranco Camerani e il sottoscritto, che comunque è diventato direttore, ha cominciato a lavorare molto di più, eccetera. Abbiamo anche lavorato Camerani con lo pseudonimo di Tirindea e il sottoscritto con lo pseudonimo di Bossin, che è il soprannome della mia famiglia, per evitare che comparisse sempre il nostro nome. Sergio Celetti, di cui parleremo più tardi, la presente Carla Fabri, Umberto Foschi, questa persona nota, Salvo Mambelli, Loretta Di Luci, l'ingegner Ferdinando Pelliciardi, ovvero l'editore nel senso filologico del termine, del Pablo Mar, e la venate Giovanni Zaccherini. Sulla Luda l'hanno scritto in tanti, la Luda è aperta a tutti, ci scrive Lex Mondina, ci ha scritto Lex Mondina, ci ha scritto praticamente tutti dei mestieri più umili, i muratori, i mestieri più umili, fino ai professori universitari, senza voler fare poi una scala di merito, perché non. Anche i professori universitari, ricordo Mario Cortelastro, professore a Padova, scomparso, i Fabio Foresti e Fabio Marri, che insegnavano, sono tutti e due fuori, insomma, il compianto poeta, anche lui professore universitario, Giovanni Nadiani, professore e poi professore della Normale di Pisa, Alfredo Stussi, che non scrisse nulla, ma un paio di volte mi ha bacchettato perché avevo scritto delle cose inesatte, eccetera, mi fece una predica per un accento sbagliato, ma non era un'area aperta, un'area chiusa, era un accento di concetto. La differenza tra Romagna e Romania, che
so, io non avevo messo l'accento sulla Romania, poi se volete sapere perché differenza tra la Romania e la Romania, ve lo spiego più avanti. Andando avanti, ecco, hanno messo la mia foto, grazie, perché è di qualche anno fa. Io sono, ci sono dal 2000, dal 2003 e sono direttore editoriale dal marzo del 2010. E quindi sono parecchi anni. Andando avanti, l'evoluzione. Sì, ecco, l'evoluzione consiste in questo, cioè, all'inizio era un bollettino locale, era ristretto alla realtà delle Vendite Unite, anche il nome La Lutta, questa sera penso che si dica La Lutta o La Lutta, com'è? La Lutta. Si dice Lutta anche qui, perché ho detto, ok, è un termine che non è pan-romagnolo, cioè è noto in un ambito abbastanza ristretto fra Ravenna e Cesena, ma Forlì, a Faenza, Imola non si dice Ludla, non si sa che cosa sia la Ludla, è perché si dice la Sfresna, e quindi i fondatori peccarono un po' di sottostima. E non le diede nessuno, infatti adesso mai hanno smesso di chiedere, no, già sempre chiesto, tutti pensavano che fosse la Lodola, perché la Lutla, ripeto, nelle altre zone della Romagna è sconosciuta. Poi, come diceva Carla, è un nome bellissimo, molto adatto, e ha fatto questa scintilla, questa Lutla, questa Falura, insomma, e ha fatto veramente una gran fiamma, perché siamo arrivati a tantissime cose. E si è allargata, come dicevo, finito di essere un bollettino locale che magari pubblicava il calendario delle stagioni delle commedie nei luoghi lì delle Vendite Unite. C'era magari l'articolino sulla figlia del collaboratore che si era maritata oppure che si era laureata, c'erano le notizie sulle assemblee e sulle riunioni che si facevano. Poi fui io a volere, d'accordo sempre con tutti, quando dico io, intendo anche lei, cioè siamo noi due, perché lei non è quella che avremo alla fine nella redazione della Lutla, ma perché sono la memoria storica? No, non solo perché è la memoria storica, perché non si fa niente senza che lei non la provi, non solo perché è la Presidente, non è che sia una scorciatrice, non è che rompe, cioè, non litighiamo mai, anche perché io poi sempre penso... Ecco, io sempre do ragione, e infatti sapete che alle signore la cosa che fa più piacere non è ti amo, ma è hai ragione. Ecco. Allora, in seguito, quindi io volli, ecco qua, l'eliminazione delle notizie che erano all'interno della rivista, e che furono da loro stampate prima in bianco e nero e poi a colori in un notiziario a parte, che è un foglio volante infilato in mezzo alla Lutta. Quindi non mi sembrava giusto entro la Lutta celebrare quello che si era fatto, ecco. Quindi la notizia di questa serata qui sarà nel notiziario, ma non sarà inserita nella Lutta. Oh, poi Lutta e notiziario si trovano anche in internet. Questo è molto importante. Ci sono della Lutta, questo è importantissimo, all'indirizzo dialettoromagnolo.it ci sono tutti i numeri della Lutta e ci sono tutti i numeri del notiziario, dal numero 0 fino a quello di 2 o 3 mesi fa.
non possiamo ammettere gli ultimi numeri perché... Solo della Roma. Solo della Roma notiziaria. Solo i notiziari, ma... Solo della Roma notiziaria, no? Notiziaria lo vediamo sempre. Ah, non c'è niente, solo in internet, no? Solo però li ho messi tutte le volte. Sì. Ma no, in prima pagina. Quindi. In prima pagina. Lo guarderò io. Io sono fatto così. Quando domani sera, lunedì mattina, è finito il numero di gennaio, febbraio della Luna, io non mi ricordo più niente di quello che ho fatto. Mi ricordo di me, per me è una cosa morta, e si lavora per quello del bimestre successivo. Allora c'è solamente la Luna, ma è giusto, anche perché poi i notiziari invece la Luna rimane lì, perché ripeto, non ci sono gli ultimi numeri per una forma di rispetto evidente nei confronti dei soci che la ricevono pagando la modica cifra di 18 euro annui. La Luna non è in vendita. Solo il costo della Luna, però sono una quota associativa. Ci stavo dicendo, infatti la Luna non è in vendita. E viene fornita, sì, e viene fornita gratis ai soci. Non è onesto, ecco, che a un certo punto chiedi di fare i soci, guarda in internet, la stampo, eppure a colori, ecco. Adesso mi sono perso, volevo dire, quindi c'è tutto. La raccolta in internet della Lula, ce l'abbiamo anche cartacea, la raccolta cartacea. Questo. Ogni quattro anni le rileghiamo. Non ce n'è, però su ordinazione. A tanti ha fatto piacere averlo. Sì, esatto. Il costo è quello pure semplice da rilegatore. È un'enciclopedia, se così si può dire, del dialetto romagnolo. Si possono ritrovare facilmente gli articoli perché sono tutti i volumi della raccolta, anche in internet, sono corredati su di un indice. Il bollettino di rivista periodica l'ho detto, più o meno da 2 anni. Ecco, il nome editore l'ho detto, con lo stesso Casalini, Roberto Casalini, che si offrì, e l'ho spiegato anche come bene con la cosa, di prendere la Luna nella sua scuderia di rivista. Poi la Luna su internet, ho detto anche questo. Ecco, qui possiamo parlare dei collaboratori. Noi abbiamo un illustratore ufficiale fin dal numero 0, che è il pittore Giuliani di Castiglione di Ravenna. Di Cervia. È di Castiglione di Cervia? Sì. No, perché non si può confondere Castiglione di Ravenna, io lo faccio, con Castiglione di Cervia. È una cosa gravissima perché fra di loro se la tirano moltissimo. C'è solo il fiume in mezzo con un ponte, c'è un ponte. C'era una passerella anche, ma dicono pare che non ci sia più. Fra di loro non si conoscono, non si parlano, anche perché hanno due dialetti diversi, leggermente diversi. Ad esempio a Castiglione di Cervia esiste la U nasalizzata, cioè è fiume, qui si chiama fiume, e in Castiglione di Ravenna si chiama Cascio, quello di Cervia si chiama Casciù. E la distanza è il segno. Il savio, scusate. Io sono di Faenza, mi vengono i nomi delle mie parti. È il savio, che non è il Mississippi, eh? E quindi... Ok. L'illustratore, io lo chiamo, dicevo anche prima, è il nostro pittore di corte, faccia fare quello che ci serve. Ad esempio lui è l'illustratore del racconto mensile che si trova al centro delle pagine della Luna,
gli forniamo il testo del disegno e lui ce l'illustra sempre magnificamente. Qui potete vedere in successione alcune di queste immagini, questi disegni che illustrano i racconti, poi bisogna andarsi a cercare, comunque in internet c'è tutto. Ecco, qui lui lavorava sullo stesso foglio di carta, sullo stesso foglio che è un po' estroso evidentemente, come tutti i pittori, e qui sullo stesso foglio di carta c'era uno per un pezzo, l'altro per l'altro. Spesso una volta è capitato che il disegno degli auguri di Natale era mosso in cima, semplicemente perché avevo cominciato a disegnare e poi dopo aveva finito sul tavolo, ecco. Io ricordo benissimo, io ci immaginavo, anche quello è... E sì, qui ci sono diverse illustrazioni, comunque trovate tutte sulla Luda, dei racconti. Ecco, poi, esatto, sulla vostra sinistra c'è lo studio del tendaggio, e mi dice sempre, ecco, anche si vede in questo qui, in questo si vede, ci sono gli studi della, non so, io non vedo molto bene, ma della mano che impugna la manopola del motore. E certe volte mi dice, no, lascio, perché lo devi togliere? Ecco, vengono pubblicate così. Ah, poi sì, qui ho chiesto a loro di inserire questo disegno, perché lui lo ritiene una delle sue cose migliori. È un colloquio con la morte, e soprattutto la morte è lo scheletro, gambe accavallate, gomito destro poggiato sul tavolo con la mano sulla testa, per non dire sul set, eccetera, in una posizione naturalissima. E dice che è uno di quelli che gli è venuto meglio, mentre il vecchio è in un atteggiamento quanto mai ansioso, complesso, ha i piedi, scarpe, insomma, si vede bene, eccetera, li ha sul piolo della sedia, è teso in avanti, come è giusto e normale che sia uno che sta parlando con la morte. Gli abbiamo fatto un regalo, lui non lo sapeva, è rimasto, gli ha fatto un regalo, la pubblicazione dei migliori disegni che lui ha fatto, è Manica lunga della Cassenza, dico bene? Sì. Ecco, infatti è stata fatta a Ravenna, nella Manica lunga della Cassenza, in via Baccarini, ditemi se sbaglio. Sì, via Baccarini. E è stata visitatissima, adesso mi ha portato alcune copie, esaurito quasi, no? quasi esaurito, ecco, questa lì, è di qualche anno fa. Bene, ecco, la Luna è presenta al suo interno diverse rubriche che sono poi, alcune sono ancora in vita, altre sono morte nel corso degli anni, nuove ne sono sorte, eccetera. Questo è il libro di Giotto. Quei libri? Sì, questo è il libro di Giotto. Allora, prima la sinatra ci sono i libri ricevuti. I libri ricevuti sono le classiche lettere al direttore, una rubrica che non è fissa, è presente due o tre volte l'anno. E noi pubblichiamo copertine e i dati di libri che ci vengono inviati per recensione oppure e ci vengono regalati per altri motivi. Ecco, questa rubrica è curata in genere dal direttore editoriale, è a parte, è curata, diciamo, dalla redazione. Ecco,
curato invece dal direttore editoriale, quasi sempre, è un'altra rubrica classica di tante riviste, che sono le lettere del direttore, che è una rubrica a quello che mi si dice abbastanza apprezzata, è presente in oltre, direi, la metà dei fascicoli mensili e trimestrali, e questa, anche questa è curata in genere dal direttore editoriale, nella fattispecie quindi dal sottoscritto. Ci sono risposte a domande curiose. All'inizio erano pubblicate in questa rubrica le lettere di elogio e di apprezzamento rivolte alla rivista, all'associazione, eccetera. E poi, per modesto, ci fanno piacere, scrivete pure, però per modesto, dopo quelle non le pubblichiamo, anche perché sappiamo già che siamo bravi, non c'è bisogno, non c'è bisogno che ce lo dite, quindi, e allora rispondiamo a quelle che sono le domande curiose, eccetera. Ad esempio, nel prossimo numero io ho scritto una pagina intera sulla parola carsimonia o crisimonia, penso che esista anche qui, che non è italiano, però la carsimonia, che è la crescita. Mai sentito? Mai sentito. Perché una lettrice ci ha chiesto: ma carsimonia, crisimonia, che cos'è, cosa vuol dire, c'è differenza, mi spiegate un po'. Io ho fatto una ricerca, sono le cose che mi divertono, le altre cose non è che mi divertono, sono un peso, e ci ho scritto una pagina intera, la leggete, poi se vi interessa naturalmente. Allora, sta poesia. Scrive, sì, ho capito. Allora, cerchiamo di pubblicare tutti quanti i risultati dei concorsi letterari che vengono indetti in Romagna. Pubblichiamo le prime tre classificate dei concorsi, penso che sia una cosa giusta, riconoscere questo ai poeti, a quelli che l'hanno scritto, sia anche una cosa interessante per vedere come evolve, come migliora o come peggiora lo stato della poesia in Romagna. Si tenga presente che i veri poeti importanti, o quelli che si ritengono tale, ma questa è una cattiveria che non bisogna dire, cancellatela, non partecipano evidentemente a questi concorsi, ecco perché superiori. Non dovevo dirlo, vero? No. Tagliato. Va bene. Poi, due esempi, Adolfo Marrotti. Ecco, allora, abbiamo due esempi di poesie, penso, non so se siano vincitori di concorso, non ha importanza. In ogni caso, le poesie che riceviamo vengono vagliate per la pubblicazione dal nostro Paolo Borghi, che io chiamo il poeta di corte, come prima il pittore di corte, il poeta di corte, il quale è estremamente severo e, a parte queste cose qua, lui è titolare di una rubrica a pagina 16, l'ultima pagina 16 del mondo, presenta un poeta e una poesia, di un autore che lui ritiene degno del nome di poeta. Prima passiamo con Margotti e Spinelli. Sì. Ecco, abbiamo riscritto queste due poesie, adesso due poesie che adesso non ricordo, ma non credo che abbiano partecipato, sì, sì, partecipato a un concorso, sì, sì, non ha nessuna importanza. Abbiamo pubblicata.
pubblicate? Ah, certo, sono state pubblicate in Arunda, una addirittura in prima pagina, insomma. Allora, sono di Adolfo Margotti, la prima di Adolfo Margotti. Noi abbiamo la registrazione letta dall'autore di questa poesia. Un libro smarrito, spesso sognevo, sgondino il progetto, potevo avere successo, passare la storia. Avevo messo in quella in un cassetto e a consegnare la memoria. Dai miei podvesta, ieri c'è perfetto della ragione fede della visione. E poi pensavo, a noi è mai diretto sfondare o presto tenendo quel bottone? Sono un difetto, e non era mai discreto, e mancava il mai scorto con un sonno. E la memoria, fatta con rispetto, la vecchia sé, e tutto andava a che è, a morte con le dosse castelle di San Campi Pararia, dai cassetti di un segreto più bello, sparigna bello. Addio, lui e gloria, chi progetta, andò a cercare tra le pagine della memoria maniera più. E lei, non si è smarrito. Perché l'uomo se smarrisce di quella storia, un smengo di tristezza e un anno di. Bene, la prossima, questi grandi respiriani, Mario Respiriani. Ma ci sono le nella a me supera il mio don Bastardini, andiamo con e lo scelto andiamo con andava a Lorenzo Firanda e sono stile da Calvirata. E io non stile più non si con fa e da tenere a mia furacca da una prima presta a terra da sera a fare il resto non stile da Firandino. E io una volta lì che lo scipè per guadagnare di su per venire, a momento di salire con la mano per bere la famenta a fattore. Con crede a cielo e tanto umilità che la fatica invece a respirare, bambini neri a poco sostantinati le era facile a 25 metri. Era un lavoro troppo duro per lo scelte, ma era necessario per venire. Adesso un stile, se un casino uva, a se lo scelte, ecco, queste sono le filandere di Schiaponia, la filanda era vicino al ponte di Schiaponia, stiamo parlando di Forlì, questa fotografia però si riferisce alla filanda di Faenza, anche perché poi che è stata pubblicata, sono i faentini, giustamente, sono, lo dico da faentino, sono sono forse a dire no, quella non è Forlì, effettivamente no, questa è Faenza, l'uscita delle ragazze dalla finale. Ecco, la prossima rubrica è la pagina 16, non ha un titolo, non sapendo come chiamare la pagina 16, è il resto della LUL, il retro della LUL, che dal 2005, cioè da quando è uscita l'edizione in formato A4, è stata gestita ininterrottamente da Paolo Borghi, che adesso vi dirà qualcosa sui criteri che adopera per scegliere testi ed autori. Io vi leggerò, perché se mi metto a parlare dico meno e ci metto molto più tempo. Quindi,
per un complesso di ragioni che sono state e saranno integrativo caso di indagine da parte di estimatori più qualificati di me, è ormai manifesto che i linguaggi dialettali, sotto molteplici aspetti già in disuso, stiano correndo il rischio di declinare man mano verso un bisilluso tramonto. Proprio in risposta alla fase di precarietà in cui si barcamenano, è dunque comprensibile che i suoi estimatori stiano avvertendo la necessità di mobilitare il loro collettivo interesse e, altrettanto logico, in seguito a tale esigenza, che ogni gesto idoneo a promuovere tale consenso nel suo piccolo possa giovare alla causa, svelandosi opportuna, chissà, magari anche conveniente. Insomma, mi piace insomma pensare che la LUDL, nata la pagina 16, nata una ventina di anni fa, sia nata giusto per riprometersi, per quanto possibile, un obiettivo del genere, questo obiettivo di difesa e di promozione. Perché, e questa è una poesia tratta dalla la vita è una voleva, una corsa a 100 metri, un atto e la finita. Perché destra fredda? Ma poi a qui chi era prima e a qui chi venirà dopo. E allora a una tacca che a Santa Mes d'una gara staffetta, in do che tutto può dipendere dai 100 metri. Scusate, perché fra il resto poi le poesie che vi leggerò qui vengono da tutta quanta la Romagna. Questo è di lui. Vengono da tutta la Romagna. Io probabilmente non le leggo come le leggerebbe il suo autore, capito? Abbiate pazienza. Scusate, ma prima di andare avanti ritengo opportuno precisare anche che quando leggerò appunto queste poesie sono tutte provenienti dalla pagina 16 della Luna. Detto questo, comunque, voglio anche aggiungere che è ben lontano da me il proposito, o meglio l'idea di volermi qualificare come, che so, critico, esegeta, recensore, o come costituisce temi con cui si definiscono coloro che si occupano di poesia, dedicandole tempo. E proprio per questo, dunque, le note ospitate fino dal 2005 nelle pagine 16 della Luna, per quello che possono valere, non sono altro che da reputarsi le analisi e le riflessioni espresse da un normalissimo estimatore della lirica romagnola, già pago di averla vista rivolgere poco a poco, evolvere, dicevo, trasformandosi negli anni da accessoria ed epidemica esibizione di folklore e ricordo, a riconosciuta e niente affatto marginale voce poetica a tutti gli effetti. Appunti, quindi, immuni dal supporto di specifiche competenze discariche, bensì espressi semplicemente sull'onda delle sensazioni e dei convincimenti che vengono suscitati da un approccio con uno specifico testo poetico, giusto come le sensazioni e i convincimenti che potrebbe esprimere chiunque, qualunque seguace della poesia, che non sia pagarsi però di circoscrivere l'incontro a una occasionale e sommaria sbirciata al testo. Perché la poesia vuole un po' di più, vuole generalmente. E verrebbe a questo punto da chiedersi se siano dunque tanto sostanziali la popolarità e il prestigio della poesia, in dialetto la lingua non importa, è chiaro, da giustificare, dicevo, impegni del genere. Non è un caso che il grande Martegalli così è intervenuto al riguardo. Tant'ben sempre chiel. In dubbio, ma a che fasse creare? Se la una che è in lì, sta. Se lo sapesse, andrebbe a Boleda a fare la serenella o a struzzera. Le parole locali, strumento radicato a fondo nella consuetudine e nella memoria, hanno sempre avuto la capacità e la forza di operare con opportuno vantaggio come necessario, dinamico, spediente di divulgazione, di confronto interpersonale, nonché ultimo, ma non ultimo, di partecipazione e pertanto anche di poesia. Si tratta però di uno strumento, questo apparato locale, che purtroppo è andato man mano sgretolandosi per un complesso di moventi fra i quali vanno senz'altro considerati come presupposto, o meglio come punto di partenza, i passi falsi compiuti da coloro che, a mio parere, molto ingiustificatamente, hanno sempre reputato il dialetto una parlata modesta, d'uso corrente, idioma da poesia
se non proprio di serie B, condizionati in ogni caso a tematiche in grado di spaziare soltanto e senza eccessivo impegno fra corporalità e bossettismo folcloristico, fra lo schermo e il corpo, senza tralasciare comunque, ma questo solo nei pochi casi impegnati, la celebrazione delle proprie origini e il potenziato coronamento di un recupero tanto idoneo, tanto ideale quanto utopistico. Di conseguenza, e con poche deroghe, il romagnolo di cui in modo avventato e sbrigativo si era scelto di enfatizzare la scettezza espressiva e la mancanza di stile, la corsolarità anche, veniva percepito di più come gergo di impegno popolaresco, familiare, idoneo, non idoneo per niente il proseguimento della cosa, ecco, del tutto accessorio. Nei confronti poi soprattutto di un italiano ritenuto imprescindibile e dominante. E chissà che non sia germogliato proprio da questa reazione, la reazione a questo, il movente che ha contribuito a spingere numerosi poeti ad esprimersi in dialetto e anzitutto a farlo in modo nuovo e anticonformista, cioè con la mente rivolta non solo a una nostalgica riconsiderazione del passato o di un passato ripetibile, ma bensì anche al nostro tempo e agli eventi attuali che ci convolgono e ci trascinano. E questo accampando, scansando una volta per tutte quel ribadirsi eccessivo di ormai attempati concetti e delle cose nostalgie che si augurano abbiano ormai fatto il loro tempo. In tutto magari usando in determinate evenienze una versificazione provocatoriamente sboccata e non proprio ortodossa, dalla quale in fondo poi perché privarsi, quando al momento opportuno sa rivelarsi così confacente agli scopi prestabiliti, come questo esempio qui. Questo adesso è un forchinese, mi fa un po'. E basta, un sostof, in cui la deca un fagnos, una scurese in tebari, in tente poi caffè con i chitri, un bel sarace in tuber, con le superrasse e buu, e su sciotti lì, in temezza la piazza, per vuoi che un secatot, una pistolina spesso la porta in cisto per ingurni, o se non si un po' più, quella, la guerra rurrosa e poi l'entra in casa, l'entra incisa. La mia con la bambina di la chiesa perché la vuoi essere. Quel che è là da veten, in stinca pancana. Te li vuoi ascoltare e dici che lo sarebbe, lo farebbe, ma però... Ma insomma, non siamo noi che aveva da fare, che aveva da cambiare molto. Allora, se stasera da stare, quasi per provvidenziale forma di relazione, dunque, questo vuol dire non ricomporre il dialetto da pure semplice codice di relazione a emozionale strumento di poesia, sta smentendo in buona misura le suscitate carenze. Quello che auspico in sostanza è che si stia assistendo al ritestato apprezzamento per il diffondersi di un'erica dialettale che pare sulla via di specchiarsi nel precedente conservatorismo, innovandosi in linguaggio ed espressioni, e questo grazie per appunto all'apporto di una sintomatica cerchia di poeti odierni, i quali, consci dell'appello e determinati a fornire il loro sostegno, trovano modo di dedicarsi anche e anzitutto all'oggi. Un oggi che di cose ne ha da dire tanto, un oggi in continuo e non di rado inquietante scompiglio. Non scordiamoci come sarebbe possibile d'altronde la pena e sterilmente trascorsa pandemia. Questa risale all'aprile del 2020. Un po' da pensare che magari in sti dè si sarà imparendo a fare scoute da roba che va in canostra, senza troppi maravigli e pur capresi. Un po' di indri e un mente che la sarà che è qua po' quando questa malattia in te mondo non sarà finita. Spira in tisogni, dice. Spira a chi sia me che no, dec. E chi venga verti a me vuol, senza portare tri, ai nostri esempi. Senza portarsi dietro il nostro esempio di sicurezza. E questo in particolare sarebbe dopo, per quanto concerne quel proliferare di belligeranze che l'uomo si trascina dietro sempre, e che più delle volte sono poi destinate a trasformarsi in qualcosa che accompagna l'umanità
fin dai primi tempi, e sto parlando della guerra. Da sempre tentando di motivarne l'oggettività e la presenza, l'uomo si è interrogato senza effetto sulle origini del male e delle calamità che lo affliggono, guerre comprese. Risposte sensate e accettabili non se ne scorgono. E non appena si sente di chiamare in causa la divinità, il responso corroborato dal credo che le vie della provvidenza spesso rimangono sconosciute, sfocia in una sequela di misteri così arcani che nessun vivente sarà mai all'altezza di penetrare. Solo chi a questo punto lo spirito di aretare di un poeta romagnolo, bestemmiatore di vecchia data, può soggiacere a un impennato orgoglio, perché l'ente supremo che lui ha sempre coltivato in se stesso, nella sua mente, è un qualcosa di metafisico superiore, certo, ma col quale in certi casi sarebbe dovuto essere sempre possibile mettersi in relazione per trarne all'occorrenza conforto, chiarimenti, consigli. E lui, già agli esordi di questa maledetta guerra in Ucraina, il contagio lo aveva cercato, e come? Alla ricerca di motivazioni o perlomeno di scopi che avvalavano tale assurdità. Ma la risposta, benché agognata, non viene mai giunta all'orecchio. Di modo che l'unica alternativa ammissibile gli è passa quella di lasciar perdere qualsiasi vagheggiato e presunto miraggio di perdono, proseguendo nella bestemmia e affrontando così spavaldamente il rischio di un inferno sempre in agguato e che lui comunque è conscio di non meritare. Putanone, vigliacca, sonza vacca, l'ala mi piasteva, quel che so istissi. E forse il Signore non perdona. E un tale stella là in paradiso. Ma mi adesso sono anche se questa guerra in Ucraina e vuole marciare in pena. Puttanone vigliacca sozza vacca e ancora puttanone vigliacca sozza vacca. Ognuno alla sua maniera, ovviamente. Quelli ospitati sulla pagina 6 sono dunque poeti che avvertono la necessità di descrivere l'ambiente attuale e il proprio dirlo pensiero, tornando ad appropriarsi di un insieme di parole che stanno andando per gradi in disuso e che non vedono certo l'incuria, in quanto a tutt'oggi si mostrano perfettamente in grado di proseguire il loro compito e basta soltanto avere voglia di ricordarsi di queste parole, ma soprattutto poi di usarle per dire qualcosa che poi si sa dove andrà a finire. Perché la prima parola che ho sentito, la vita, l'estè, in dovete? Passava in un camerone a me, in sdesso da Bari a Formentone. Allora mi aveva in tutto un anno, e ne sapeva parole, e in doca gli andavo a finire. Questo è il mare, vabbè. In effetti, al di là di qualsiasi ulteriore disamina, l'ambito del panorama poetico romagnolo ha preso a vantare da qualche tempo un indiscusso cerchio di autori i quali, percorrendo a grandi linee ma pure in modo individuale ovviamente la medesima strada, stanno prendendo le distanze dalla rassegnante proliferazione di una magma di testi dialettali che vanno smarrendo gran parte della credibilità e dell'importanza che avevano sfoggiato soltanto fino a ieri. È possibile che venga via via riducendosi alle opportune dimensioni, rimpicciolendo, l'empatica e la cronistica di vocazione, purtroppo solamente accademica, di un retroterra e di un'antestata cultura campestre che oggigiorno hanno ben poche probabilità di riproporsi quali erano un tempo. L'attraversamento di questa fase, tuttavia, sollecita la ricerca di svecchiati registri narrativi connessi a tematiche di rigenerata provenienza, e i poeti odierni non fanno certo sottrarsi al mandato, perdendo senza indugio a distinguersi per il tratto vivace e persuasivo che prende ai loro versi, così come per l'attendibilità e la misura mediante la quale nelle loro poesie, eventi, personaggi e trame di esistenza si accorpano in un intreccio espressivo e concreto ad un tempo, in grado di estendersi fra il disincanto e il pragmatismo, fra la fantasia e una quotidianità colma di problemi che prima o poi sarà necessario e opportuno risolvere, ovviamente. Il tutto, peraltro, proveniente da autori ben consci della propria origine e dei propri trascorsi, dai quali in definitiva ha preso le mosse il loro presente e il loro modo di
interpretare le vicissitudini del mondo che li attorni. Me, che sono in Romagna, che so che il suo pide tre anni, che il dialetto della mia lingua è in dialetto a parte da chi sono, me, che so, è più spumo fra il magnul, la giusta mite fra patacca e coio, che mi vuole e finisce senza chiesi, me posso a sonire, più nir di credo. Me, a so caleb, tra stessi matera, se l'usero e pina sangue, che piace come un burdel, dri un vigile che porta via una borsa, quattro braccialetti e la dignità. In base alla documentata progettiva di idioma e istintivo legato alle cose che sto finendo, è intimamente connesso congenito nell'indole di coloro che lo parlano, il romagnolo è idoneo ad adeguarsi appieno a tutto questo, e anzi, coloro che scelgono di non servirsene rischiano di trovarsi ben altro che in crisi dinanzi all'uso di un italiano che va via via immiserendosi in una trafila di stereotipi, banalità e consuetudini che in pratica ne smorzano le caratteristiche originarie depauperandolo dell'originaria schiettezza. Ecco dunque, proporsi come unico possibile via di campo, liberatorio e innovativo pilarsi al linguaggio delle proprie origini, un lessico che nella sua distintiva efficacia è in grado di comporsi in versificazioni caratterizzate da concretezza e autenticità, modulate dalla specifica cadenza di una parlata fattasi alla resa dei conti, imprescindibile e confidenziale portavoce di chiunque abbia qualcosa di cui parlare. Perché popolo scol e tu dialetto, clava parole musicali, un sempre a terra, i fulmini di la brusa, la tesa del fulmini trascorsa, un sempre e vorco da quel del trovo. E ripeto. Grazie Paolo. Velocemente andiamo anche noi a concludere. Il prossimo sono ecco, le parole in controluce, che spiega l'immagine di Giuliano, la lavandaia che alza la tela, quello che può essere una filomagine, eccetera, e osserva la trama controluce per vedere appunto a che punto è il lavoro che sta compiendo. Questa è la rubrica probabilmente più lunga, una delle rubriche più lunghe che abbiamo avuto, dal numero 6 del 2003 al dicembre del 2020, quindi tantissimi anni e tantissimi numeri, che adesso penso che sia stata superata da Paolo, bisogna andare i conti adesso qua. L'autore di Civitella di Romagna, Alvis Meneti, sono note etimologiche e di folklore, tutte quante mescolate insieme, con ricordi di infanzia, storia della città di Civitella, eccetera, di una lettura interessantissima. Tutte quante molto molto piacevole. Poi magari quanto alle etimologie, non sulla loro correttezza non ci giurerei moltissimo, ma non ha importanza. Andate nella raccolta e meritano di essere dette tutte. Seguono i balli di una volta, dico bene, del nostro Alberto Giovannini, che sono stati presentati a cadenza mensile da gennaio del 20 al dicembre di un anno fa, dicembre del 22, 26 articoli, era seguitissima questa rubrica, ha detto Giorno Eva Rimini, ah tu sei Giovannini dei Balli? Sì, ecco, quindi naturalmente non si può andare più in là perché più di tanto, successivamente la rubrica mia
la Romagna e il suo vocabolario. Del sottoscritto, firmato però con il Torino, con lo pseudonimo di questione, dal maggio del 2009 ad oggi e poi anche domani, man mano che esce un nuovo vocabolario del romagnolo, lo recensisco sulla pagina della Londra. Quella successiva è la pagina Tripio Sne, che non è stata molto regolare a partire dal marzo del 2010, rubrica quindi per i più piccoli, nella pressoché totale delle pagine come scritto lì, è stata curata da Rosalba Benedetti. La licea, la signora Maria. C'ho un buco, scusate, gli appunti. La pagina della linguistica, diciamo a numeri alterni, un numero presentava un cruciverba o un altro gioco in dialetto romagnolo. Non è facile fare cruciverbi in dialetto romagnolo, eh? Questa signora, secondo me, è stata bravissima. È stata quasi sempre curata da lei. Si chiama Martina Angeli, mamma, da 3 settimane. Poi all'esterno della signora Maria, la signora Maria non esiste evidentemente, noi non siamo, chiedo scusa alle signore, sapete tutti che esisteva la casalinga di Voghera, dico bene? Cioè l'italiano normale, la popolana normale, potrebbe anche essere, non so, il signor Giuseppe, ecco, qualsiasi altro nome maschile, dove usava così. Noi abbiamo chiamato la signora Maria il lettore normale, non acculturato più di tanto, anche questo può essere offensivo, ma è un fatto che c'è. La rubrica era anonima, ma gran parte delle ricette sono state curate da Carla. Anzi, la signora Maria nei primi numeri portava i pantaloni, se non ricordo male. Non era... Non è aperto? No. No, ma... è sempre fatto così dalla prima, come l'ho detto allora? Rassolando nei vari libri di cucina, naturalmente, non è che ho inventato io niente, però è stata molto seguita. Seguitissima. Ci sono, sono state molte puntate, poi si è dovuto esaurire perché si facevano i piatti bolognesi, napoletani, eccetera. Ho finito le ricette. I giovani in dialetto è una bella rubrica che però è durata da poco, 5 puntate, interviste a giovani romagnoli, giovani diciamo famosi, ecco, noti, e però un po' per la mancanza dei giovani, un po' si è esaurita, diciamo così, questa vista che era curata da Veronica Focaccia e Rani. Poi usdoveva. Una volta, rubrica curata da Osilde Guerrini, la descrizione degli oggetti, strumenti e altre cose della collezione di Sgurì, Romano Segurini di Savarno, una bellissima raccolta, anche questa si è esaurita proprio nell'ultimo numero che avete voi, per mancanza d'argomenti, insomma. Era dal maggio del 21 alla fine del 23. La prossima è quella di Giorgio Lazzari, Eula Magia, Eula Mingena. Giorgio Lazzari forse molti lo conoscono, è un naturalista e anche questa è una rubrica seguitissima, il professor Marri, che ho citato prima, ci diceva che per lui è stata una scoperta di nomi, una scoperta di piante, e può anche darsi che sia anche una
scoperta di animali, perché esaurita questo argomento sulle erbe, è stata avviata, e questa continua ancora adesso, avifauna romagnola sugli animali, gli uccelli, e adesso sì, che comunque tanto ci sarà in questo numero che esce. Poi ci sono, non delle rubriche, ma dei saggi pubblicati a puntate, velocemente, non perché l'ho fatta io, ma vorrei ricordare gli appunti di grammatica storica del dialetto romagnolo del sottoscritto, che è durata dal numero 6 del 2006 al numero 10 del 2011, più di 5 anni, 53 puntate, 53 articoli. Tra l'altro, lavoro che in parte può anche essere fatto male, perché lo facevo quasi mese per mese, ogni due mesi, eccetera. Adesso avrebbero bisogno di essere riprese tutte, e se venisse in qualche modo armonizzato il discorso, gli esempi, eccetera. Però non ho molto tempo per fare questa cosa. Altro, vabbè, c'è anche l'altro, la mia, della Mastica Romagnola, ma sono poche puntate anche queste, sulle parole romagnole che derivano da nomi propri, sette articoli. Poi abbiamo la mitologia femminile in Romagna, di Silvia Toni, la guida turistica di Ravenna, che poi ha anche aggiunto anche lì piccoli saggi, piccoli articolini, anche quelli pubblicati a puntate a parte, Rob d'Incudè, qui veniva studiato, esaminato, l'invasione dell'inglese nell'italiano e, poi fra il serio e soprattutto il faceto, si cercava di mettere in luce come questi termini inglesi si sarebbero tutti potuti tradurre tranquillamente in romagnolo. Il top di queste traduzioni, mi dicono, sono tutti convinti che fosse la traduzione di Followers, Paganearchi Beache. È buona? Con tutto quello che sta succedendo adesso è ancora più indovinato. Ecco, un'altra cosa che volevo ricordare, velocemente, sta passando troppo il tempo, è nella luce è stato fatto che il problema grosso nostro è la grafia. Sapete quasi tutti, evidentemente, che non c'è una grafia accettata da tutti, una grafia ufficiale. C'è molta gente che si è costruita la sua personale grafia, e quelli appunto che citare prima, di Castiglione di Ravenna, hanno la loro grafia, quelli di Castiglione di Ravenna hanno la loro grafia, e quelli di Forlì hanno, Forlì Centro c'è una grafia, e Monciogaretto con la sua grafia, Schiavonia, che è il bombo che c'è faccia sul montone c'è il suo dialetto, la sua grafia, qui c'è Cesena, aiutatemi, cosa avete, Porta Santi, che parla a un linguaggio... dall'altra parte, eccetera. Ecco, si fece un incontro nell'ottobre dell'11, e poi non si concluse niente, naturalmente, e io sono ancora convinto che non si possa concludere niente, non si possa fare una grafia unica, e però mi sono divertito tanto, con una punta di cattiveria e anche di sadismo, a promuovere, ad ospitare gli interventi di tutti quanti quelli che si piccavano di avere una loro grafia, che era la migliore di
tutti. Quindi se andate a vedere dalla fine del 2011 in poi ci sono tutti quanti articoli, un po' da tutte quante le parti della Romagna, dove ciascun autore presenta la sua grafia, che è perfetta. Che ci sia qualcuno che abbia ceduto di un punto, di un millimetro rispetto a quella, alla grafia degli altri, non c'è assolutamente nessuno. Noi di Avaluta, se abbiamo la grafia, io la chiamo grafia dell'86, ho anche portato, perché la conoscete, no, non lo so, va. Ecco, le regole che furono, regole fondamentali di grafia romagnola, non si trova da nessuna parte, io ci ho messo degli anni per trovarlo nei mercatini, però adesso è a disposizione di tutti sul nostro sito. Basta andare sul nostro sito, l'editore, la Pucci, l'editore del Girasole, ci ha dato la liberatoria e lì è pubblicato. Molti seguono questa grafia qui, altre ne seguono altre. Ci sono molti che dicono, io scrivo come il vocabolario dell'Ercolani, se non si va, ci sono Ercolani, diciamo, nella grafia, nella legge delle lettere, delle vocali, i suoni, sonori, eccetera, fa una grande confusione. Il problema è grosso perché anche una volta individuata una grafia comune ed approvata ed accettata da tutti, che cosa occorre? Occorre che ci sia qualcuno che fa il vocabolario, che non è da poco. E chi lo fa? Perché se uno di noi, adesso non succede quasi più con l'italiano, ma se uno di noi non sa come si scrive una parola in inglese e una parola francese, prende il dizionario e si scrive così, va bene? Quindi se si fa una grafia unica, bisogna fare anche il vocabolario, ma come si scrive, come le fate le nasali? Con la tilde, con la N, con la linea sopra o sotto la N, con un accento sulla vocale, perché sono tutti quanti in questi modi qui, che sono tutti giusti e tutti sbagliati. Non c'è più anche in due A. Nella stessa parola ci chiedono le A e quindi le A. A parte questo, che a noi giungono regolarmente degli scritti in maniera particolarmente orrenda, indipendentemente da tutto questo, e la prima cosa che si nota è che all'interno di uno stesso scritto ci usano regole diverse, che è in idea moltissime, ecco. E noi diventiamo matti. Io la Carla ieri abbiamo impiegato ore a correggere, a rendere accessibile in qualche modo coerente un testo, perché magari è anche bellino, ecco, quello che aveva scritto, che ha scritto per il Signore, tutto quanto un po', cioè, così dire, qui è di sentimenti, qui era bella, ecco, la poesia, eccetera, eccetera, però è scritto con i piedi, Antro in ciò cul sepa, cul scritto da capo come il deletano. Se quello lo va a cercare, niente, lui dite mi so, vabbè, ok, però mi so cul sepa, C-U-L, a cercare, trova che è il lato B, e come fa a tradurlo? Capisce la frase? Ecco, allora, nella parola cool, in realtà C-U-L ci sono tre parole. Che, egli, lo. E quindi va scritto C, C-H, vogliamo mettersi l'apostrofo? U, apostrofo, L. Fatto questo esempio, così, volgare fino a un certo punto, volgare diciamo, per farvi vedere quali sono i problemi che riguardano la grafia. E c'è da fare. Quindi, mettiamo io e lei, impiegato ore, li raddrizziamo in qualche modo, ecco, seguendo, che forse sono anche le regole della luta, queste piccole, con qualche piccolo.
al trattamento. Non so se ci sia tempo, possiamo ancora dire assolutamente. L'ultima foto che è, siamo stati scelti. Ecco qua. Questi sono i magnifici 5 della redazione della Lurla. Alberto Giovannini, il sottoscritto, Paolo Borghi, Giuliano Togliani e Roberto Gentilini. E c'è, ma non si vede perché fa la fotografia, Carlo Fabbri, che se non ci fosse la Carla Fabbri, se non ci fosse la Carla Fabbri a fare la fotografia, non avremmo una fotografia, e se non ci fosse la Carla Fabbri non ci sarebbe nemmeno la redazione della Lurla. Non è stato tioso poi. No, lo so. Un applauso a Carla. Da cosa deriva l'etimologia di Lurla? È una curiosità così. Io sapete. Da dove deriva l'etimologia della Lurla? Ah! Visto che ha fatto il vocabolario etimologico. Sì, esatto, sì, sì, c'è da qualche parte. No, Lurla, sapete, Lurla si trova in Aretino, cioè si trova di là dall'Appennino, da Resi, in quelle zone là. Lurla dovrebbe venire da un verbo, più o meno sul posto, lucitare, da cui viene il nostro lucidare, che viene da luce, va bene? E quindi luctare si arriva a luta, diminutivo luto, e poi la sonorizzazione della T che diventa D, perché viene dato qui nella Romagna diciamo orientale, cioè in fondo nella Romagna centro-orientale, visto che siete sulla sponda destra del Savio. Io ho trovato nei dizionari, come dicevo prima, luta, lutola, questi termini. Il termine è bellissimo, come ho detto all'inizio, anche se è piuttosto localizzato, eccetera, e non parlo spagnolo, cioè nessuno di quelli che ha fondato la Lurla, là c'è un fondatore, vero? Sei stato fondatore tu? Giovanni, fondatore. Probabilmente pensava che saremmo arrivati a centinaia di soci, sareste arrivati a centinaia di soci, ci credevate? È difficile crederci subito all'inizio, però la speranza c'era. C'era la speranza, ecco. Però forse non sapevate che Lurla era un nome un po' troppo locale, ecco. Ci siamo riferiti a quelli che eravamo. È giusto che fosse così, ecco. Perché noi abbiamo soci anche all'estero, ecco, oltre che in tante altre parti d'Italia. Bene, possiamo dichiarare conclusa, vuoi parlare tu, Belli, della nostra collaborazione? Ci fa molto piacere. Poi Maurizio Balestra, che è molto più vecchio di me, per il dialetto, mi dice che si dice Lurla da noi. Lurla da noi, come dicevi tu, per cui... Si dice anche Falurla. Lurla. Bene, quindi abbiamo corretto anche con me. Io volevo ringraziare perché si è capito di più anche quello che è il lavoro e la fatica nel fare una rivista e nel mantenerla. E credo che l'idea di presentare questi periodici sia un'intuizione molto valida. Quindi la prossima volta ci sarà il 2 di marzo, la presentazione della rivista Confina, che è quella del Ponte Vecchio, e poi il 27 aprile dell'Ortica. Nel giorno in cui presentiamo l'Ortica, Dauro Pazzini ha fatto un lungo articolo su come si scrive il dialetto, quindi sarebbe bene che tu venissi a sentire quella serata. E abbiamo anche in mente di continuare con Carla e con Casadio, guardavamo un attimo chi presentare dopo l'estate, per cui noi andiamo avanti, credo sia importante, ripeto, si trovano su YouTube queste conferenze, grazie ancora, continuiamo.
maestro Paolo, perché quello che ha detto a me è piaciuto molto, perché mi richiama la guerra, quindi gli ho chiesto il suo intervento, rimaniamo in contatto, mi caro. Quindi il prossimo appuntamento con la Ludla è il 24 di febbraio, dove verrà presentato il volume, e qui nel numero c'è, del Poulon Mat, una ricerca interessantissima, tra l'altro. Come diceva Carla, il testo è qui nella biblioteca ed è stato fatto un lavoro che fa capire anche questo personaggio estremamente importante del nostro territorio. Grazie ancora e continuiamo. Grazie a tutti.